E quindi passo la parola al professor Mario Sartor, storico dell'arte dell'Università di Udine, che non ha bisogno di molte presentazioni. Tutti sappiamo gli innumerevoli lavori, studi, soprattutto relativi alla storia dell'arte nell'America Latina, anche in quelle che Vittorio Cappelli ha definito le altre Americhe, quindi territori che spesso non vengono molto considerati in relazione all'immigrazione, come Cuba, Messico, Ecuador, e autore anche di molti altri saggi relativi a emigrazione, immigrazione, transculturalismo e processi di globalizzazione, identità e vari altri aspetti. Quindi cedo immediatamente la parola per una relazione che si intitola Gli artisti latinoamericani e l'Europa tra movimenti, manifesti e riviste nell'epoca della modernità, che penso metterà proprio in luce questi aspetti di transculturalismo, di spostamenti anche fisici, di intellettuali ed artisti da un lato all'altro dell'oceano, nei primi anni del Novecento. Molte grazie. Io avrei bisogno di un aiuto per quanto riguarda la proiezione di una serie di immagini, quando sarà possibile. Ma intanto c'è un po' di tempo, allora comincio immediatamente. Ecco, questa è la sintesi di una sintesi di una sintesi. Temo non sia abbastanza sintetica. Ecco, comunque, quando cade il tempo, assolutamente io cambio. Ecco, ormai una trentina di anni fa, Richard Morris, un saggio divenuto famoso, parlava delle città periferiche come arene culturali. Il riferimento era rivolto da parte del mondo europeo e in termini più ampi, occidentale, includendo anche l'America Latina. Si trattava di un rovesciamento apparentemente paradossale del normale concetto che oppone periferia e centro, perché giusto nelle città periferiche si potevano trovare i più fecondi laboratori culturali, a partire dagli inizi del XX secolo. Nel suo saggio, Morse notava come il ritardo di parecchi decenni nella economia e nell'ordine politico, che aveva costituito in territori marginali come l'America Latina un punto di sofferenza e di sviluppo, non impedisse il formarsi di un meccanismo formidabile di scienza e coscienza moderna. Questa marginalità conteneva in sé il germe di una fioritura culturale futura, un vero e proprio laboratorio opposto al declino della vita sociale e culturale del resto dell'Occidente. In realtà, la formazione di una classe borghese, spesso vanarosa, legata non solo alla proprietà terriera, ma anche e soprattutto al commercio, aveva indotto progressivamente a sostituire, nel corso della seconda metà del secolo XIX, i riferimenti simbolici, intravisti nelle mode francesi, con nuovi riferimenti più variegati e più confacenti con nuove proiezioni sociali. Gli artisti latinoamericani nella seconda metà dell'Ottocento avevano frequentato le accademie italiane e francesi o le botteghe degli artisti affermati in Europa, avevano reso familiare un prodotto variegato e prestigioso di cui si erano occupati una critica d'arte nascente ed un commercio che cominciava a fiorire intorno alle gallerie d'arte. Per la prima volta, con la celebrazione del primo centenario, 1910, le nazioni latinoamericane vedevano esposizioni di arte di ampio respiro e per la prima volta si aveva l'occasione di confronto tra la produzione artistica locale e le molteplici scuole straniere. È evidente che l'impulso dato tanto al mercato dell'arte come alla critica degli artisti locali doveva essere necessariamente forte. Basta immaginare come nelle esposizioni si sintetizzassero le esperienze artistiche europee di quella generazione che stava a cavallo tra i due secoli. Le riviste che dibattono temi artistici e soprattutto cominciano a diffondere le produzioni di opere e testi ripresi da riviste europee innescano un interesse preciso e circostanziato verso il fare arte e pongono a confronto le opere degli artisti locali con quelle degli artisti europei e soprattutto l'Argentina a dar vita ad un nuovo corso. Atlantida, Latina e Plus Ultra costituiscono il punto di riferimento critico e divulgativo e sono una premessa per uno sviluppo molto più articolato che sarebbe giunto all'inizio degli anni 20. Dopo il centenario, il fermento culturale si fece più forte e una nuova ondata di giovani scrittori ed artisti si mosse verso l'Europa. L'intensificarsi dei contatti avvenne in un momento cruciale anche per la cultura europea. Il 20 febbraio 1909 Filippo Tommaso Marinetti,
pubblicò a Parigi sulle Figaro il manifesto futurista. Il futurismo, scaturito dentro una realtà periferica dal punto di vista culturale, come era l'Italia di quegli anni, produsse un impatto forte in tutti i contesti politico-culturali in cui più grande era l'attesa di cambiamento. Si trattava di un'avanguardia molto più radicale di quella espressa dalla modernità francese e pose in discussione il modo tradizionale di pensare alla cultura e l'arte. Detonatore in situazioni complesse e allo stesso tempo manifestazione di malessere, il futurismo interessò quella parte del mondo che sentiva come necessaria la fuga da una tradizione considerata sterile per avviarsi in una fila di rinnovamento. Dall'Argentina e dall'Uruguay. Grazie, cominceremo a partire tra un attimo. Dall'Argentina e dall'Uruguay, al Brasile, al Messico, a Cuba, fino a sfiorare la quiete del Perù e dell'Ecuador, il dibattito a favore e contro le avanguardie, che in certo modo si ispiravano al futurismo, produsse documenti, prese di posizione, opere letterarie e plastiche di grande importanza, che segnano anche il cambiamento decisivo nella storia culturale latinoamericana. Non più punto di arrivo di un percorso artistico, ma crogiolo sperimentale, punto di diffusione. In altre parole, veniva posto in discussione, giusto Mons, ciò che era periferia e ciò che era centro. Il primo che fece una vera e propria professione di fede futurista fu il poeta cileno Vicente Huidobro. Nel 1913 scriveva nella sua rivista Azul che i tempi ormai erano cambiati, che il vero poeta è colui che sa vibrare con la sua propria epoca. Secondo Huidobro si doveva reinventare il mondo in opposizione al realismo. Il poeta, così come ogni artista, riprendeva il senso originale greco di poietes, ossia di facitore, che crea una nuova realtà. A partire dall'inizio del secondo decennio, vite ed esperienze si sarebbero incrociate. Artisti ed intellettuali venivano in Europa e interagivano con l'ambiente culturale europeo per ritornare poi in America Latina, dove a loro volta interagivano con il proprio ambiente. L'uruguaiano Rafael Pérez Barradas era giunto a Genova nel 1913 e sarebbe rimasto in Europa 15 anni. Lo stesso anno giungeva in Italia un bonaerense figlio di italiani, Emilio Bettoruti, che adesso possiamo cominciare con la prima immagine, che prendeva casa a Firenze. La città al tempo viveva i contrasti tra gli intellettuali partigiani delle riviste La Voce e La Gerba, era il mondo di Marinetti, Papini e Sofici, di un futurismo militante, in un clima acceso che inneggiava la guerra ed esprimeva gli umori di vari artisti che gravitavano su Milano, Firenze e Roma. Il giovane Bettoruti seppe rapidamente orientarsi dentro l'ambiente italiano, dentro il contatto con vari artisti. Il collage intitolato Il Sifone, che stiamo vedendo, che realizzò per il frontespizio del numero di ottobre 1914 di La Cerva, era un segnale interessante della sua ricerca artistica che sembra dipendere da Severini in un primo momento. La prossima. Esattamente Severini, quello che veniva immediatamente dopo, ma che avrebbe cominciato a prendere forma più concreta durante il suo soggiorno romano del 1915, quando comunque frequentò Giacomo Balla, ci sono tre immagini che fanno riferimento a questa conoscenza, eccetera. Nella sua autobiografia l'artista si sforza di delineare il quadro di una ricerca indipendente da quella di Balla, proiettata verso l'arte astratta, le prossime tre ipotesi. Il fatto interessante è che fu l'Italia prebellica il punto di riferimento per molti artisti argentini e uruguaiani in quest'epoca. Sempre nel 13 vi si trovavano diversi argentini, oltre i citati, tra i quali lo scultore Pablo Curatella Manes e il pittore Alejandro Schulz Solar. Giungeva in Italia anche lo scrittore Oliverio Chirondo, protagonista anche dopo della cultura letteraria argentina. Ma il viaggio formativo non si esauriva in Italia. L'entusiasmo che l'uruguaiano Barradas manifestava per il futurismo durante il suo soggiorno milanese si trasformerebbe in una via personale di acquisizione dell'avanguardia durante il lungo periodo trascorso tra Barcellona, Saragossa e Madrid, incontrando e dialogando con il più anziano Torres Garcia, giusto innestandovi
nel discorso che ieri ha fatto Maria Lucia, il quale Torres Garcia si sarebbe andato, sarebbe andato circolando verso uno stile personale non immune da contatti con vestiti, passando attraverso Sertro e Carrillo. E sarebbe stato proprio Torres Garcia a scrivere per questa strada una delle pagine più belle dell'arte latinoamericana. La prossima protesta con Torres Garcia degli anni di ancora 1920. Barcellona fu il punto di incontro di vari artisti, avanti ancora, di vari artisti, tra i quali Delaunay, Iglesias, Picabia, Barradas e infine il messicano Siqueiros, che giusto nel 1921, con l'illustrazione di Torres Garcia, avrebbe pubblicato il numero unico della rivista Vida Americana. Mettiamo che abbiamo saltato qualcosa, ma è fatale, andiamo di corsa a tutti. A Barcellona si trovavano anche alcuni intellettuali protagonisti della letteratura spagnola d'avanguardia. Lì si pubblicarono varie riviste, tra cui Un Enemico del Pobre, Art Voltaire, Trossos, che ebbero come illustratori Barradas e Torres Garcia. Barradas, nell'epoca spagnola, avrebbe rappresentato tra i primi la capacità di manipolare l'avanguardia per farne una cosa propria ed originale. L'interpretazione personale del dinamismo pittorico futurista, contaminato dall'influenza del simultaneismo comunista, lo avrebbe portato a realizzare una serie di pitture definite vibrazionistas, se possiamo andare avanti, e traendo ispirazione principalmente dal tema della vita quotidiana e dal suo vibrazionismo callechero. Dimostrava la sua capacità di assimilare il simultaneismo dei futuristi francesi e il dinamismo dei futuristi italiani, in particolare di Severini. Mentre il vibrazionismo si diffondeva tramite le riviste d'avanguardia e le gallerie, nella capitale spagnola nasceva nel 1918 l'ultraismo, che con le riviste Ultra e Gazzetta Letteraria segnava il sorgere di un movimento trattenato da scrittori e poeti che si sarebbe ripercorso anche in America Latina. Ecco, guarda, a proposito di questo esperimento di pittura che ricorda molto la danza di Pampan o Monicò di Severini, che indica anche le sue parentele, le sue dipendenze, e poi potremo vedere anche le sue indipendenze, ecco, e quindi la sua personalità che emerge nel corso del tempo. A Madrid il carattere eclettico dei movimenti è buona testimonianza di un ambiente ricettivo capace di portare ad alto livello la elaborazione culturale. Le sintonie ultraiste si incrociano con il vibrazionismo per un'affinità di sentire. L'immagine ultraista è, nelle parole di Guillermo del Torre, è una macchina vibrante, può aver nascido e nel contesto di un dinamismo urbano rodeato di dissonanzias meccaniche, e futuristico, questo naturalmente. Come vedremo, concetti analoghi saranno espressi nel documento programmatico dell'estridentismo messicano e in maniera evidente si richiamano al dinamismo urbano, appunto del futurismo. Lo scrittore e poeta Guillermo del Torre credasse il documento ultraista nella capitale si dice amico di Barradas, e nella capitale in pieno fervore ultraista giunsero Vicente Vidoro, Rafael Cansino Assens, il pittore andaluso Vázquez Díaz, Robert e Sonia Delaunay, Nora Borges e due polacchi, Vladislav Jaral e Marian Paskiewicz, con una interpenetrazione delle arti che aveva chiara espressione e testimonianza in varie riviste che costituirono il miglior prodotto tangibile dell'ultraismo. Tra queste va citata almeno Alfano, fondata nel 1920, che avrebbe avuto un'importanza speciale nella diffusione dell'avanguardia. Ciò che spicca in questo contesto è che la mediazione culturale dell'ambiente spagnolo sembra determinante per comprendere ciò che poi si sarebbe verificato nei paesi latinoamericani. Il ritorno dalla Spagna di Jorge Luis Borges nel 1921 rappresentò l'inizio di un nuovo corso argentino che fu rafforzato pochi anni dopo dal ritorno di altri due grandi, Schussolani e Pettoruti. La celebrazione dei veicoli, dei ritmi peculiari della modernità, rivelano echi del manifesto futurista con concetti di espressione del tipo glorifichemos el omnibus, che chiaramente è una
un'espressione molto carica, come vediamo, l'arrivo di Marinetti poi nel 26 suscitava entusiasmo e perplessità. Mentre sui giornali la cultura rioplatense prendeva le distanze dal Marinetti politico e filofascista, Olimpio Chirondo, tra le pagine della rivista Martin Fierro, appunto, commentava che Martin Fierro si incontra a Masagusto in un transatlantico moderno che in un palazzo renascentista. Come noto, intorno al rinnovamento del mondo culturale e artistico brasiliano e soprattutto paulista, iniziarono i dibattiti con la polemica sull'esposizione di Rita Malfatti nel 1917. Intorno a questo evento di suoi echi si aggregò un gruppo di scrittori, intellettuali ed artisti d'avanguardia, fautori di un'arte nuova. La loro presa di posizione indusse la critica a classificare questi moderni come futuristi, non per essere affiliati al movimento italiano, ma perché si allontanavano dai canoni artistici nazionali. Ma solamente a partire dal 1920 il termine futurismo diventa sinonimo di combattimento e di attacco alle manifestazioni artistiche del passato. La lettura degli scrittori futuristi offerse un'opportunità per affermare la modernità di Sao Paulo. Nel 1921 la questione futurista diventa futurismo paulista, secondo l'espressione coniata da Oswald de Andrade, con cui i modernisti volevano indicare il proprio sentimento estetico, caratterizzato dalla totale libertà e originalità, ma allo stesso tempo sottolineavano la reazione a qualsiasi tipo di scuola, compresa quella di Marinetti. In altre parole, accettavano il suo metodo, ma non si prostravano dinanzi alla dottrina marinettiana. Benché prendano distanze dal dogmatismo futurista, vi è comunque un filone futurista genuino che emerge nel linguaggio dell'artista Claxon, che si conforma con la cultura della tecnica e della velocità. Non c'è pertanto dubbio che il futurismo fu adottato come mezzo e pretesto di rottura e che in questa fase si configuri come sinonimo di modernità. Al futurismo, tuttavia, in Brasile, si applicarono molte volte categorie di segno negativo, come anarchia, bolscevismo, materialismo, per sottolineare in modo più efficace ciò che di erroneo e di stravagante vi si trovava. Malgrado tutto questo, il manifesto ebbe un ruolo importante nella fase preparatoria del modernismo. Il proclama di Marinetti sul concetto dinamico della bellezza associata alla velocità ebbe un forte impatto nei giovani paulisti che vivevano il mito del progresso della metropoli in costruzione. Senza un'adesione completa al pensiero marinettiano, coloro che si definirebbero modernisti si appropriarono dei segni della tecnologia contemporanea. La quotidianità frenetica e il senso di potere che conferisce la macchina entrarono nel lessico e nell'esperienza poetica della nuova generazione di artisti. È il caso di Tarsila do Amaral, in particolare, Lagarde, che avete intravisto prima, oppure l'estratto del ferro centrale sono manifestazioni di questa tendenza. Questo modo selettivo è, credo, in un certo modo, no? di accostarsi al futurismo, accogliendo più la pars construens che discutendo sulla pars destruens del manifesto, porterebbe infine il mondo paulista ad una posizione critica e al rifiuto dell'appellativo futurista. Oswald de Andrade rispondeva ad una polemica giornalistica particolarmente aggressiva sviluppatosi nelle pagine del giornale del Comercio, visto che durante la Semana d'Arte del 1922 non si era esposta neppure un'opera che potesse definirsi legata al futurismo italiano, con ragione affermata. Ne ho pone per se stile a pece idiota che alcuni scassetteiros non scherzano da che sono scandaselli lo stesso Marinetti. Non sono, o che possiamo essere, era futurista di Sao Paulo. La risposta all'ambivalenza nazionale cosmopolita che caratterizzò tutto il decennio degli anni venti fu offerta dalla rivista Antropofagia, che in certo modo risolveva e superava in maniera lucida e creativa la questione basica che i nuovi tempi avevano posto. Io dovrei affrontare, ma temo che purtroppo i minuti, ecco, 2 minuti, quindi è praticamente impossibile,
E anche un altro polo culturale estremamente interessante è il Messico, non certamente il Messico dei muralisti, ma il Messico di un movimento che è passato, passò quasi desapercepito, come si dice, quasi non percepito nell'epoca, nel fatto salvo alcune riviste, come dire, di nicchia, che è quello dell'estridentismo. Estridentismo, ciò che è stridente, ciò che è legato quindi alla, alla meccanicità e alla velocità. E anche qui ovviamente è il mito futurista che entra. E Emanuel Matthes Arce, uno scrittore, un giovanissimo scrittore, perché ha 21 anni, quando il 31 dicembre del 1921 pubblica un documento che è interessante appunto sul movimento istituzionista, che dà il varo a questo movimento, che avrebbe avuto poi diversi affiliati, diversi adepti, alcuni dei quali fra l'altro sono, come dire, a cavallo tra muralismo, un muralismo perdente, perché verrà poi i vincitori saranno la famosa triade Rivera, Siqueiros e Orozco, e i perdenti, diciamo, coloro che vengono sconfitti e emarginati, confluiranno in parte almeno nel movimento estridentista, il quale si fa carico appunto della rottura all'interno del Messico, ed è veramente la rottura più efficace, cioè quella che apre ancora una volta alla modernità. E ci sono delle espressioni, per esempio, provocanti e irriverenti, come questa: muere pure il ladro, che sarebbe come dire muore il padre della patria, oppure Chopin alla scia elettrica. Cioè questa volontà di dissacrare, ma allo stesso tempo una volontà di costruire, e il mito, esattamente quello che stiamo vedendo in questo momento mentre corrono queste immagini, di una città in certo qual modo avveniristica, che è la metropolis, come John Dos Passos tradurrà il poema Urbe di Matthes Arce. Ecco, devo per forza di cose finire. È un capitolo, devo dire, estremamente affascinante se ci si immerge questo, e da questa rottura nasce poi tutta quella serie di rotture che danno identità. Pensiamo a quello che è attualmente il Brasile. Il Brasile, direi, che si scaturisce proprio dalla Semana de Arte, il Brasile di oggi. Non parliamo del 1951 e dell'inizio delle biennali, non parliamo dell'Argentina, non parliamo dell'Uruguay, o meglio, dovremmo parlare di tutto questo naturalmente, di tutto quello che si proietta, fino ad arrivare naturalmente a Cuba, che anche è alla Habana, che è una grande protagonista negli anni 20 di questo movimento di rottura. E ancora una volta sono le riviste che fanno da protagonista, ancora una volta sono gli artisti che vivono le due esperienze, che sono a cavallo tra il mondo italiano, il mondo francese, il mondo spagnolo, cioè tra il mondo europeo e il mondo latinoamericano. Grazie. Grazie moltissimo al professor Mario Sartor, che nonostante la necessaria sintesi è riuscito a dare il quadro completo, ricco anche di suggestioni.